Buongiorno ragazzi, scusate come sempre l'aspetto, ma veramente mi sono letteralmente appena alzata. Ho aperto la finestra e oggi anche è una bella giornata. Oggi ho deciso di fare un vlog perché in tantissimi mi state chiedendo, diciamo, un piccolo aggiornamento riguardante la gravidanza, giustamente, anche perché mancano praticamente meno di 30 giorni al parto e io sono agitatissima. Come prima cosa stamattina avevo pensato di sistemare un attimo questa camera, in quanto, come avete visto, ho lasciato lì sul mobile alcuni vestiti da sistemare e poi ci tenevo a farvi vedere, guardate, una nuova stampa che ho fatto fare da Lalalab e ho deciso di appendere qui perché per un motivo in particolare, perché la mattina quando mi sveglio è la prima cosa che voglio vedere. Si tratta nello specifico, sembra quasi in bianco e nero, di questa stampa su tela di una mia foto che ho fatto a gennaio a New York. Qui nello specifico ero a Brooklyn, è arrivata in pochissimi giorni, la stampa è fatta molto bene e devo dirvi che sono molto soddisfatta. Ho appena finito di sistemare la stanza da letto e adesso sono un attimo qui con la mia super agenda. Vi ho già fatto il video riguardo questa agenda di Lidl perché sto un attimo programmando la giornata di oggi e praticamente sto utilizzando da tipo 2 giorni da quando mi è arrivato per programmare, scrivere tutte le mie idee video, ve l'ho già detto ieri su Instagram, questo nuovo taccuino che ho ricevuto da Comunicare, che praticamente è un sito web che permette di stampare foto su vari prodotti che possono essere taccuini, quaderni, anche semplici foto, stampe, foto per matrimoni, eccetera. Qui ho un po' tutti i video. Volevo anche farvi il video sulla nuova limited edition naturale di Catrice, ma da me, ragazze, è introvabile. Non si trova nulla, quindi alla fine ve lo dico adesso, poi tanto ve lo dirò anche su Instagram, ho abbandonato l'idea. Comunque, oltre a questo taccuino molto resistente, anche dietro hanno fatto stampare una mia foto, ho ricevuto anche altre 2 cose. Sono nello specifico queste carte da gioco con la mia foto stampata sopra e guardate, hanno una qualità pazzesca. E poi mi hanno stampato, c'è cioè, un super quaderno a righe con tantissime pagine e c'è la stampa sia all'inizio, diciamo, del quaderno che alla fine. E anche queste sono 2 foto di New York. Vi lascio comunque il sito di Comunicare giù nell'info box perché comunque stampano tantissime cose prima di spedire tutto, mandano naturalmente le bozze, è comunque un sito molto sicuro con spedizioni rapidissime. Vi ripeto, la quantità e qualità dei prodotti è grande, quindi se magari vi serve un'idea regalo vedete assolutamente il loro sito ufficiale. E naturalmente sono tutti prodotti fatti a mano e con molta molta cura sulla scia di prodotti artigianali. Sto scegliendo cosa comunque mettere perché vado a fare la doccia. Penso che prenderò questo vestito celeste perché comunque qui da me fa ancora caldino. Sono appena uscita dalla doccia, come vedete dal turbante, ho anche lavato i capelli e volevo farvi vedere, diciamo, gli ultimi prodottini che sto utilizzando in questo ultimo mese di gravidanza. Dopo la doccia, ultimamente ho deciso praticamente di rifare in questo modo, di mettere su pelle ancora umida il Sensitive Body Oil Almond della Sien Nature, di cui vi ho parlato tantissime volte. Questo lo metto soprattutto, essendo un olio di mandorle dolci, lo metto soprattutto, anzi solamente, su seno e pancia, perché ragazze la pancia è un pochettino cresciuta ultimamente. Come anticellulite sto utilizzando sempre questo della Sien Nature alla betulla, però ragazze questo sinceramente lo metto solo su glutei e gambe perché non so se ve l'ho detto, ma nell'ultimo mese sono dimagrita più o meno 7 kg. Poi naturalmente vi spiego bene, però comunque ho dovuto seguire una dieta a causa del diabete. Comunque ragazze penso che adesso che ho di nuovo ricambiato alimentazione, cioè nel senso che sto mangiando un po' più di carboidrati, qualche chilo l'ho ripreso.
Volevo anche farvi vedere le tre creme viso e contorno occhi che sto utilizzando in questo periodo. Vabbè, il contorno occhi è questo della Sien Natural Melograno, e invece con questa combo della crema viso di Lavera Bio e la crema per bambini 50 più della Sien San, mi sto trovando benissimo. Questi io praticamente li mischio, protezione solare più crema normale e mi trovo magnificamente. Mi stavo quasi dimenticando di dirvi che sto continuando ad utilizzare i prodotti questi di Airbus per i capelli, lo shampoo, questo coconut e avocado e il conditioner, quindi il balsamo. E vabbè, ragazzi, mi sto trovando benissimo, ve l'avevo già anticipato su Instagram. Per i capelli ho deciso di fare una coda alta, come vedete sono ancora bagnati perché non mi andava proprio di mettermi ad asciugarli con il phon. Ora sono qui al bagno, scusate se sono in controluce, e procedo con il make-up. Mi sono appena data, come vedete, una sistemata e volevo farvi vedere, riguardo il make-up naturalmente, tutti i prodotti che ho utilizzato. Allora, per prima cosa, per il trucco occhi, la matita nera è questa di Sien, il Kolkajal. Poi, per la base viso, blush terra illuminanti, quindi tutto con questa palette Astrology di Catrice, che ha un buon inci, quindi la uso per tutti i giorni. Sempre stessa cosa, palette di correttori, questa è di Zoeva. Ragazze, questa è una palette che io sto adorando. Poi, per le sopracciglia, semplicemente questo gel della collezione Brow Perfect, è la Brown Gel di Sien, preso da Lidl. Il mascara ho ritirato fuori dal cassetto il You Better Work Volume Curl Mascara di Essence, che mi sta piacendo tantissimo. E poi è solo burro cacao e è questo di Sien. Siamo per uscire, quindi io direi di abbassare assolutamente la tapparella. Buongiorno Topolina! Ehi! Mannaggia che pancia che c'hai, più grande della mia! Ragazzi, dovete sapere che Penny è nuovamente incinta. Naturalmente, che stai guardando? Niente. Ok. E naturalmente è nuovamente incinta del mitico gatto nero. Va bene, io vado, amore, tanto non mi calcoli come sempre. Buona giornata. Sono appena arrivata in macchina e devo dire la mia scelta di non asciugare i capelli è ottima perché la radio mi segna 29 gradi. Appena arrivata da Lidl vado a prendere come sempre il mio carrelletto, cioè il carrello, anche se non devo comprare grandi cose, però non voglio fare sforzi, cioè nel senso non voglio portare tutto in mano. Poi qui da Lidl non ci sono neanche i cestini. Io ho appena finito di fare spesa, in realtà non ho trovato tutto quello che cercavo. E niente, ora penso che tornerò a casa, anche perché sta iniziando a fare un po' caldino. Sono appena tornata a casa e volevo un attimo svuotare tutte le buste della spesa, anche per mettere tutto a posto. E approfitto e vi faccio un mini svuota la spesa Lidl. Allora, per il patatone ho preso questi cornetti di mais al formaggio perché li voleva. Ne ho presi due pacchetti perché me li ha chiesti. Pane, ho preso questi quattro panini. Poi ho preso la coppa DOP, questa l'ho trovata in offerta a 2 euro. Alluminio, che mi era terminato. Contorno grigliato, questo me lo faccio oggi a pranzo, cioè non tutta una parte perché mi piace tantissimo. Olive nere denocciolate, queste le ho prese perché erano in offerta. Lenticchie. Ceci. Mix di verdure per riso, mais bonduelle, uno dei miei preferiti, 6 uova grandi, anche queste erano terminate, melone per me ed infine fagioli cannellini. Insieme alla spesa vi faccio vedere anche questo pacchettino di Amazon che ho trovato proprio oggi, cioè adesso che sono tornata a casa e l'ho trovato appunto nella cassetta della posta. Ed è in poche parole, diciamo, una box, una sorta di piccolissimo set per scattare foto professionali. Calcolate che qui sopra, vedete, ha anche tipo dei LED e infatti c'è anche il caricatore USB. All'interno della confezione ho trovato anche tipo questi tappetini che si devono mettere o si possono mettere qui all'interno per creare naturalmente degli sfondi di colori diversi. Naturalmente vi lascio il link del prodotto giù nell'info box. È semplicissimo da montare, vedete, e si può scattare naturalmente anche da sopra.
tramite questo foro. Sto praticamente cuocendo questo contorno di verdure e insieme credo che mangerò sì, un pochettino di formaggio. E penso anche un pochettino di pane. Sono appena stesa qui sul divano, ho finito naturalmente di mangiare e come sapete il pomeriggio sono sempre un pochettino più stanca rispetto alla mattina. Ho tolto lo smalto perché era diventato indecente, quest'unghia mi si è rotta e adesso lo cambio. Buonasera ragazze, allora mi vedete struccata perché naturalmente mi sono messa un po' più comoda, anche perché sto proprio iniziando a preparare la cena. Ora devo tagliare tutte queste verdure che vedete qui. Comunque volevo per prima cosa ringraziarvi per tutti i consigli che mi state dando sotto il video in cui ho fatto con voi la valigia per l'ospedale. Primis per le marche di pannolini che utilizzate. Io per ora, ragazzi, ho preso i Pampers e gli Huggies, però già so, ragazzi, che questo bambino avrà una pelle molto molto delicata. Quindi comunque non voglio riempirmi di pannolini che poi magari non utilizzerò. Ho preferito per ora comprare una o due confezioni, magari di quelli che mi ispirano adesso, e poi verificare se lui li gradisce o meno. Mi state dicendo che quelli di MD non sono un granché, quelli di Lidl alcuni dicono buoni, altri meno. Insomma, ho visto che comunque la maggior parte utilizzate Pampers. Ringrazio comunque di tutto, anche perché mi state proprio dando consigli riguardo il parto, perché sì, ragazze, io finora magari non l'ho tanto fatto vedere, ma un pochettino di ansia ce l'ho. Giustamente, cioè no, ansia, più che altro spero che andrà tutto bene. Tanti di voi mi hanno chiesto anche nei vari video precedenti un aggiornamento riguardo la gravidanza e come vi ho detto, riguardo problemi di salute, tra virgolette, non ne sto avendo molti perché comunque sto molto bene, faccio tutto, come avete visto oggi guido, non tantissimo però guido. Ho avuto questi problemi con la glicemia, infatti stavo proprio seguendo una dieta in cui con ridotto diciamo apporto di carboidrati a luglio sono diminuita 7 kg e adesso ho ripreso un po' a mangiarli perché ho visto che comunque sta molto bene, sono sincera, non è un parere mio, è proprio una cosa che mi ha detto il medico. Partorirò, il tempo mi scade i primi di ottobre. In questi mesi ho fatto il corso preparto e mi è servito molto perché comunque io di tante cose non sapevo neanche l'esistenza, quindi per me è stato molto molto educativo. Poi, come vi ho detto spesso su Instagram, ero in un ambiente molto familiare. Per il resto non vedo l'ora di andare a tagliare questi capelli, anzi consigliatemi voi se tagliarli o meno, cioè nel senso io vorrei dare almeno una spuntata e mi sapete voi prima del parto come vi siete comportati, appunto se li avete tagliati o meno. Per riguardo YouTube sicuramente prenderò una piccola pausa, magari non penso che questo sarà l'ultimo video, ma uno degli ultimi. Naturalmente cercherò di essere il più possibile, diciamo, attiva su Instagram. Ho appena terminato di tagliare tutte le mie verdure, questa melanzana la rimetto dentro perché sarebbe stato troppo. Voglio farvi vedere una cosa, però ragazzi, estremo silenzio. Qui c'è Penny e lui, guardatelo, questo gatto nero qui si chiama, cioè almeno noi lo chiamiamo Neroni, e praticamente è il fidanzato di Penny e lei è innamorata pazza di lui. Vi lascio con questo bellissimo tramonto, spero si veda qualcosa sia alle mie spalle, anche se sono in controluce. Vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina qui sotto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!